Qui a Piazza Farnese incontriamo Mario Staterini in questo evento per la raccolta firme per questa legge di iniziativa popolare per la regolamentazione dell'eutanasia. Mario, questo è stato ovviamente uno sforzo anche logistico, ma comunque sia un'adesione politica da parte di Radicali Italiani. Radicali Italiani da subito ha aderito a questa proposta da parte di Filomena Gallo, Marco Cappato dell'Associazione Coscioni. Il perché è molto semplice: noi, almeno io nella mia segreteria, ho cercato di caratterizzarla da subito nella convinzione che le iniziative popolari a livello locale, a livello nazionale, fossero la chiave centrale, anzi credo anche la caratteristica principale del movimento, perché credo fermamente, per la mia esperienza da radicale, ma anche di quella che è il contesto istituzionale attuale da cui da anni viviamo, che solamente attraverso la spinta e l'organizzazione dei cittadini a livello locale come a livello nazionale, con gli strumenti di democrazia diretta, si riesca oggi a imporre quei temi che sono tipici della lotta radicale, che sono anche le principali questioni sociali del nostro paese. Quindi appena c'è stata questa proposta da parte dell'Associazione Luca Coscioni, non è stato normale coglierla. Io nei primi anni della mia segreteria, ovviamente ci sono state anche le elezioni, soprattutto, che andavano, ricordo subito, con le regioni del 2010, ho cercato di spingere questo tipo di iniziativa, ed è stata soprattutto a livello locale, perché le nostre forze quelle erano e quelle hanno consentito, anche per la presenza a livello nazionale dei parlamentari, di poter agire. E credo che a livello locale, grazie alle delibere di iniziativa popolare sul testamento biologico, sull'anagrafe degli eletti, sull'unione civili, una serie di temi, questi tre temi sono rimasti e sono entrati prepotentemente nell'agenda e dei media, ma anche dei partiti politici, grazie al fatto che i militanti di Radicali Italiani in tutta Italia hanno raccolto firme sulle delibere di iniziative popolari, le hanno portate a livello comunale per poi riuscire in alcuni casi anche a tentare la via referendaria. Voglio ricordare a Milano con il referendum di Milano Si Muove, voglio ricordare a Gorizia dove ci sono stati una serie di referendum che per poco non hanno raggiunto il quorum, e ricordo anche Roma, esperienza sconfitta da quel punto di vista, ma comunque importante perché ha riaperto una serie di questioni. Ecco, quello che siamo riusciti a fare come Radicali Italiani nei primi anni a livello locale, oggi abbiamo, crediamo, la voglia e la forza, speriamo, di farlo a livello nazionale, di farlo con le proposte di legge di iniziativa popolare, questa, ma abbiamo già aderito e nei prossimi giorni daremo campo alle tre leggi, quelle su tortura, carcere e droga, promosse da Antigone, da Forum Droghe, da Buon Diritto, da Detenuto Ignoto, e a fine mese, inizio del 1° di giugno, 31 maggio, vogliamo partire proprio sui referendum nazionali, perché crediamo che proprio oggi che la politica è paralizzata e che il governo è quello che è, nel senso che non potrà toccare alcuni temi, solamente con le iniziative popolari e la spinta popolare si riuscirà a farlo. Ed è questo il motivo per cui ho fatto un appello, ad esempio ai tanti ragazzi che sono oggi alla Miglium Mariana March che si tiene a Roma, tanti anche radicali, di vederci nelle prossime ore, perché proprio sul referendum sulla droga possa partire una grande iniziativa comune che consenta di slancio, di raggiungere un obiettivo e di rimuovere quegli ostacoli che oggi sappiamo tutti essere grandissimi rispetto al referendum. Quindi ricordiamo anche che il neo ministro degli esteri Emma Bonino, che ovviamente salutiamo, ha fatto nelle sue parole sono stati di stimolo proprio per questa battaglia, questa nuova anzi iniziativa politica sui referendum, ha detto insomma andiamo avanti sui referendum ed è molto importante questo. Volevo chiederti un inizio di momento riformatore in senso laico, perché insomma l'eutanasia legale è una battaglia laica proprio per eccellenza. In questo paese che sappiamo è Vaticano, ti abbiamo spesso più volte sentito dirlo, potrebbe essere un modo per riunire le forze laiche, alcune fuori dal Parlamento, altre no, liberali in senso ampio, liberali anche partiticamente? Ti rispondo subito, non c'è dubbio, ed è questo il discorso. Io ho incontrato negli giorni scorsi la segreteria nazionale del Partito Socialista, Marco Di Lello, martedì incontrerò Riccardo Nencini proprio rispetto ai referendum. Oggi abbiamo fatto questa iniziativa comune, c'è Claudio Bucci, ma c'è anche ad esempio una consigliera comunale di Ardea, che penso avete potuto ascoltare, sì, che non mi sembra affatto qualcosa di conoscibile tra di noi.
noi. Il punto è questo: fare unioni a freddo in questo momento, soprattutto con le stesse persone che siamo, sarebbe un errore, io credo. Io credo che proprio su questa iniziativa invece, l'iniziativa sull'eutanasia legale, ma anche l'iniziativa soprattutto sui referendum, a cui i socialisti di Nescini hanno deciso di starci, referendum sul divorzio breve, ad esempio, referendum sull'8 per mille, referendum su legalizzazione, su immigrazione, beh, credo che costruendo quelle campagne e avendo quell'ambizione potremo modificarci noi stessi, noi come Movimento Radicale Italiano, i socialisti in quanto socialisti, se saranno campagne vere, e allora sì che si riuscirà al termine di quel progetto, al termine di quel percorso, avviare un progetto che deve essere già oggi nelle nostre teste, ed è sicuramente lo è. Chi crede che ci sia oggi in Italia una forza liberale e laica? Poi bisognerà vedere, potrà essere che riusciremo a un certo punto a scoprire che il Partito Democratico è diventato il Partito Democratico all'americana, aperto, cioè un partito in cui all'interno si fanno delle primarie vere, dove non ci sono le correnti ma ci sono correnti di pensiero che si confrontano in maniera democratica, oppure scoprire che c'è bisogno di creare una forza liberale, laica, come è stata quella della Rosa del Pugno. Tu sai benissimo, avendo avuto l'esclusiva, che la Rosa del Pugno era stata la nostra, la mia proposta in queste ultime elezioni, che poi è andata come è andata, credo però che queste siano le prove del tutto. Però una cosa la voglio dire anche ai radicali, ai tanti radicali. Credo che sono stati anni questi particolari, sicuramente difficili anche a livello interno, a livello di frizioni, di contraddizioni che sono emerse, e anche di difficoltà magari nel ritrovarsi sempre uniti nella stessa battaglia. Credo che però questo è il momento della verità, è il momento in cui o decidiamo di metterci in gioco e metterci in gioco per poter poi arrivare a destinazione su alcuni obiettivi, che significa anche impegnarsi, non solo venire ma fare dei tavoli, essere protagonisti, essere responsabili ciascuno di se stesso e di una iniziativa. Io l'ho detto, non è una mia iniziativa, io personalmente credo appunto che in questo momento tutto è in gioco alle singole persone, si può decidere ancora una volta di magari stare fermi o stare borbottando, si può decidere, come tanti hanno già deciso, di fare quello che hanno fatto in questi anni, cioè raccogliere firme, darsi da fare, fare collegamenti politici, ma credo che questa sia un'occasione veramente storica rispetto agli ultimi anni, quella di avere uno strumento a disposizione, di non avere freni rispetto a questo strumento, se non le difficoltà della antidemocrazia italiana e la però opportunità che il contesto dà, quella che di fronte a un governo che ha il pilota automatico abbiamo la possibilità invece di imporre all'esterno un'agenda di governo ben diversa e sicuramente ben più radicale. Ultima domanda a Mario Saderini è questa: cosa pensi di questa iniziativa di alcuni radicali che sono appunto nelle liste per le amministrative romane con Ignazio Marino? Allora, guarda, su questo io ne sono intervenuto anche al comitato, oltre che nelle direzioni successive. Su Roma io l'ho detto chiaramente, l'iniziativa che poteva avere un esito diverso, di Roma si muove referendaria, ci avrebbe consentito di consolidare anni di iniziativa politica. Posso ricordare quella che ho iniziato io dai tempi del 2006, quando facevo il consigliere municipale, che ha fatto Radicali Roma in tutti questi anni, quelle del consigliere regionale del Lazio, di considerare questa mole di iniziativa politica e questa capacità di governo della città attraverso una candidatura autonoma alle elezioni a Roma, che potesse veramente rappresentare un'alternativa vera. Questo non è stato possibile, perché siamo arrivati a 44.000 firme su 50, per le stesse ragioni per cui non è stato possibile farla, perché altrimenti avremmo avuto i referendum che si sarebbero votati in questi giorni o nelle settimane passate su 8 questioni centrali a livello nazionale, di fatto consumo di suolo, testamento biologico e altro, pensate che tipo di campagna saremmo potuti andare a fare, cioè andare a superare quello che oggettivamente è un problema. Il problema oggi è quello che, se noi fossimo in lista, non avendo voti di apparato, voti di clientela, dovremmo appoggiarci a una campagna d'opinione pubblica che in questo momento è chiusa. Soprattutto se tu a Roma vuoi combatterti per lo stop al consumo di suolo e i principali giornali e televisioni locali sono in mano ai costruttori. Di fronte a questa realtà io ho ritenuto, come valutazione politica, ho espresso che non c'erano le condizioni per una presenza radicale autonoma. Non ci sono stati nessun'altra persona
è intervenuta su questo, neanche successivamente, privatamente, del gruppo dirigente, ma anche dei ragazzi, su eventuali diverse iniziative da fare a Roma a livello elettorale. Ne avevamo parlato con Radicali Roma, a un certo punto ci siamo detti: beh, vogliamo ripartire con il referendum, ma a questo punto dobbiamo scegliere, era un mese prima, era diciamo fine metà marzo, dobbiamo scegliere, che facciamo? Puntiamo sui referendum o puntiamo sulle elezioni, sui referendum locali? E abbiamo detto: beh, puntiamo sui referendum locali, poi dopo chissà che succede. A quel punto, a 3-4 giorni dal deposito delle liste, Riccardo Maggi ha avuto l'offerta da parte di Ignazio Marino per presentarsi all'interno della sua lista come leader referendario, proprio perché Marino era andato a firmare i referendum che riprendevano Roma si muove, e a quel punto Riccardo mi ha detto che ha cercato 4-5 compagni perché, candidandosi nei municipi, consentissero lui di avere un po' più sostegno e più preferenza all'interno di questa campagna. E ovviamente non è un'iniziativa politica di particolare lancio o altro. Subito dopo questo annuncio da parte di Riccardo dell'iniziativa, Marco Pannella ha paventato la possibilità di poter presentare una lista, magari una lista Bonino Pannella, ma era ancora da chiedere a Emma che cosa ci fosse, magari addirittura con il centrosinistra di Marino. Su questo ci siamo visti in serata con gli altri compagni, ma è emersa una posizione, diciamo, di contrarietà rispetto a quella che era stata considerata, riporto le opinioni non solo di Radicali Roma ma anche di compagni come Massimiliano Iervolino, come Rocco Berardo, che frapponevano il problema appunto dei pochi tempi, non solo e non tanto comunque un problema per raccogliere le 1000 firme, ma anche rispetto a quella che era la progettualità politica. E quindi, alla luce di questo, i ragazzi hanno deciso di mantenersi. Io ovviamente voterò per loro, farò campagna per votare per loro, perché sono sicuro che Riccardo Maggi e gli altri sarebbero degli ottimi consiglieri, degli ottimi radicali. Certo, non c'è la formula preferibile, che è quella di radicali in quanto tali, ma non c'è dubbio che su questo è. Poi, per quanto riguarda i candidati sindaci, vedremo, li ascolterò, però credo certo che votare per Alemanno in questa fase non sia possibile. Votare per Marchini ritengo ugualmente una meteora, stiamo parlando di un Polverini 2, è semplicemente più carino della Polverini e più potente da un punto di vista mediatico della Polverini, per cui vedremo adesso all'ultimo minuto. Grazie ancora Mario Saderini. Grazie a voi.